Buongiorno e benvenuti a tutti. L'introduzione di una specie animale in un ambiente diverso dal suo può avere gravi conseguenze sull'ecosistema. Infatti questa specie invasiva sconvolgerà completamente l'equilibrio della catena alimentare, causando molto spesso la scomparsa, se non addirittura l'estinzione, di molte altre specie, vegetali o animali. Sapevi che quando un pesce rosso inoffensivo viene tirato fuori dal suo acquario diventa un terribile predatore? O che un gentile coniglio abbandonato nella natura può diventare una vera minaccia per l'ecosistema? Ecco i 10 animali da compagnia che non bisogna per nessun motivo rilasciare nella natura. Se il coniglio è uno degli animali da compagnia più teneri e più carini che si possa immaginare, ciò non toglie che possa rivelarsi disastroso per l'ambiente quando viene rilasciato nella natura. La storia che segue e che si è svolta nel 1859 illustra perfettamente tutto il pericolo. Un giorno il britannico Thomas Austin, cacciatore del sud dell'Australia, importa 12 coppie di conigli. 50 anni dopo, 600 milioni di questi animali hanno colonizzato il 60% del territorio alla velocità media di 110 km all'anno. In questo modo i conigli hanno proliferato in modo esponenziale, provocando un vero disastro ambientale che ha causato l'erosione del suolo a causa dei molti buchi e gallerie sotterranee che scavano sempre. I conigli hanno anche provato un autentico disastro agricolo, divorando i raccolti, e nonostante numerosi metodi siano stati utilizzati per regolare la loro popolazione, come l'installazione di immense recinzioni di più migliaia di chilometri, oppure l'introduzione di predatori come volpi, il problema è ancora attuale. Tanto si riproducono velocemente. Da un po' di tempo si assiste a un nuovo fenomeno che consiste nell'allevare degli animali non comuni. E cosa c'è di più insolito che una chiocciola gigante africana? Questa specie, tutto sommato molto socievole, è allevata come animale da compagnia. Tuttavia, la Catina fulica, dal suo nome scientifico, è estremamente prolifica in termini di riproduzione. Una gestione irresponsabile, come rilasciarla nella natura, può avere conseguenze catastrofiche per la fauna e la flora locale. Tra settembre 2011 e gennaio 2012, 35.000 acatina fulica hanno potuto essere registrate nella regione di Miami, Stati Uniti, molto lontano dalla loro Africa natale. In passato il mollusco aveva già invaso Miami, così come la Guadalupe, la Martinica e altri paesi dei Caraibi. La prima irruzione della specie risalirebbe peraltro al 1966, quando un adolescente aveva portato nei suoi bagagli 3 di queste chiocciole, al fine di metterle in un piccolo terrario nella sua camera. Tuttavia sua nonna, inorridita alla visione di questi molluschi giganteschi, li avrebbe rilasciati nella natura per disfarsene. Quindi da questi 3 esemplari nacquero 18.000 esemplari, di cui lo sradicamento richiese a quei tempi 9 anni e $1 milione, senza tuttavia avere grande successo. Il rilascio di serpenti da compagnia nella natura è diventato un vero problema, perché se la maggior parte di noi adotta un cane o un gatto, se non addirittura un criceto, altre persone preferiscono avere un serpente. Troviamo sempre più case ospitanti un terrario su misura per il loro serpente. Il problema si pone quando questi serpenti crescono, diventano più pesanti e anche più golosi, il che costringe molto spesso le famiglie a liberarsene nella natura. Però se questi animali rilasciati in questo modo sono assolutamente in grado di sopravvivere fuori a causa del loro appetito vorace, possono condurre all'estinzione di piccole specie della fauna locale, come quelle degli scoiattoli e dei ricci. Questi serpenti continueranno anche a crescere per raggiungere misure spaventose, perché un pitone o un boa possono raggiungere facilmente i 6 metri e pesare più di 100 kg, senza scordare la dimensione impressionante che possono raggiungere gli anaconda giganti. Se un serpente rilasciato sopravvive abbastanza a lungo per raggiungere questa dimensione, si orienterà naturalmente verso prede più grandi, come i cani o gli esseri umani, se hanno la sfortuna di imbattersi in lui. Quindi, per i padroni di questo genere di rettile, è primordiale portarli allo zoo o darlo alle autorità competenti della loro regione, quando decidono di liberarsi del loro animale ingombrante. Talvolta succede che l'essere umano causi accidentalmente il rilascio di specie animali in ambienti incontaminati e che non sia definitivamente in grado di integrarle. Gli esempi storici non mancano. Così nel 1918 una nave naufraga vicino all'isola di Lord Howe nel mar di Tasman a largo dell'Australia e oltre agli sfortunati naufraghi, alcuni esemplari di ratti neri fuggono e riescono a sopravvivere grazie a questo pezzo di terreno provvidenziale. Sull'isola, una volta vulcanica, non c'è nessun predatore per il ratto nero, che diventa quindi un
incubo per le specie di animali endemiche dell'isola di Lord Howe. Il suo arrivo ha portato un'ondata di estinzioni per numerose specie, tra le quali il Columba vitiensis, il Karakiri fronte rossa oppure lo stormo di Lord Howe. Al giorno d'oggi la piccolissima isola conta soltanto 400 abitanti, ma centinaia di migliaia di ratti neri pullulano in tutti i suoi angoli. A mali estremi, estremi rimedi, perché per lottare contro il proliferare di questo nocivo, il consiglio di Lord Howe ha deciso di condurre una vera crociata contro i ratti negli anni 2010, con l'invio di elicotteri per gettare cereali farciti di Brodifacum, un potente rodenticida di cui l'uso è vietato all'interno dell'Unione Europea, ma in seguito alla forte opposizione di una parte della comunità a questo progetto, sembrerebbe che i ratti abbiano ancora molti bei giorni davanti a loro sull'isola di Lord Howe. Apprezzata dai terrariofili per i suoi colori vivaci e il suo aspetto molto esotico, l'iguana verde è ancora più apprezzata. Il suo carattere piuttosto docile e la semplicità del suo mantenimento la rendono un eccellente animale da compagnia. Tuttavia può diventare aggressiva in età adulta e la sua dimensione è allora troppo importante per far sì che possa essere conservata in un terrario di dimensione standard. Tra l'altro, ciò spiega il numero elevato di abbandoni nella natura. L'iguana verde viene considerata come una specie invasiva in Florida, dove ha proliferato a scapito di altre specie. La loro introduzione in Florida è dovuta molto semplicemente agli abbandoni. Rilasciate allora nella natura, queste iguane hanno potuto sopravvivere e persino svilupparsi in questo nuovo habitat, nascondendosi spesso nei granai o sulle spiagge. L'iguana verde è quindi diventata un vero problema, tanto per l'ecosistema della Florida quanto per i suoi residenti, visto che questi ultimi si lamentano anche della distruzione dei loro giardini e degli spazi verdi devastati dal rettile. Il pesce leone, chiamato anche pesce scorpione, è un pesce molto apprezzato dagli acquariofili di tutto il mondo, specialmente a causa dello splendido stile delle sue pinne pettorali e pelviche. Ma siccome qualsiasi forma di bellezza è spesso fatale, il pesce leone è un'arma temibile, visto che nasconde degli aculei avvelenati. Il pesce leone è soprattutto una specie invasiva, estremamente vorace, che può mangiare fino al 6% del proprio peso ogni giorno. Quando viene rilasciato nell'oceano, ingerisce tutti i pesciolini, gli avannotti, così come le larve di gamberi, di aragoste e di altri crostacei, distruggendo tutto l'ecosistema delle scogliere. Tra l'altro, è quello che è successo al largo della Florida, in cui il pesce scorpione ha eletto domicilio, probabilmente liberato da un acquariofilo appassionato, e in assenza di qualsiasi predatore, ha potuto proliferare in modo esponenziale. Con una femmina che può deporre fino a 2 milioni di uova all'anno e delle condizioni molto favorevoli, non c'è da stupirsi che attualmente il pesce leone pulluli letteralmente vicino agli scogli della Florida. Per fortuna c'è comunque un aspetto positivo in questa invasione piumata, quello che il pesce leone abbia davvero buon gusto e la sua carne bianca e delicata sia estremamente apprezzata dai palati fini. La tartaruga della Florida è una specie che è stata introdotta in Europa e in Asia prevalentemente negli anni 70 e che viene considerata come altamente invasiva. Si deve la sua introduzione a privati che hanno rilasciato numerosi esemplari nella natura quando si sono resi conto che la piccola tartaruga carina cresceva, a differenza di ciò che credevano. Infatti molti commercianti di animali da compagnia non hanno nessuno scrupolo a vendere dei cuccioli di tartaruga della Florida, facendole passare per tartarughe nane che richiedono soltanto pochissimo spazio e mantenimento. Quindi, in questo modo, numerose persone si innamorano di questa adorabile creaturina e la comprano. Tuttavia, dopo qualche mese, si rendono conto di essere stati semplicemente truffati e che la loro tartaruga lillipuziana cresce a grande velocità, raggiungendo velocemente la dimensione di 28 cm per un peso di 3 kg. Allora, molte tra loro finiscono nei fiumi o nei corsi d'acqua in cui provocheranno un grande disastro per la fauna e la flora. Tra l'altro, è per questo ovvio motivo che molti paesi hanno vietato la vendita di questa razza di tartaruga. Per la cronaca, si immagina che sia anche questo fenomeno di abbandono delle tartarughe della Florida ad aver ispirato la storia delle tartarughe ninja. Quale animale da compagnia sembra inoffensivo di questo sereno pesce rosso che gira in tondo continuamente nel suo acquario? Eppure le apparenze ingannano, perché questo pesciolino carino che rende felice dei piccoli bambini può trasformarsi in un vero mostro vorace dall'appetito enorme quando esce dal suo acquario. Perché quando vengono rilasciati nella natura, da proprietari che desiderano lasciare liberi questi pesci di cui si sono in fin dei conti stancati, questi ultimi inizieranno a nutrirsi di tutto ciò che troveranno sul loro cammino e la loro alimentazione onnivora consente loro di mangiare tutto, piante acquatiche, sedimenti nascosti, uova e larve di insetti e di pesci che popolano il lago. Così facendo, il carassio dorato, l'altro nome del pesce rosso, cresce continuamente per dimensione e peso, diventando più vorace e più ingordo contemporaneamente e continuando
continuando in questo modo a devastare l'ecosistema del lago o del corso d'acqua in cui è stato rilasciato. Quindi in Australia dei pesci rossi rilasciati nel Vest River sono diventati anormalmente grandi e grossi, con non meno di 40 cm di lunghezza per un peso di 2 kg. Le proporzioni anomale dei carassi australiani sono legate in gran parte alle condizioni particolari molto favorevoli del fiume e a scapito delle specie locali, ma la cosa più grave risiede nel fatto che i pesci rossi si riproducono estremamente in fretta e abbiano inoltre la capacità di percorrere grandi distanze per colonizzare altri ambienti. Allora, pensi ancora che siano tanto inoffensivi quanto carini? La rana toro è una specie di rana proveniente dall'America del Nord, in cui è peraltro considerata come la più grande rappresentante della sua specie, con una dimensione che può raggiungere 18 cm per un peso di un chilo. A causa della sua massa, la rana toro, chiamata anche rana bue, è stata a lungo utilizzata dall'uomo, specialmente per l'alimentazione, ma anche per la sua pelle, utilizzata per la fabbricazione di borse e scarpe. Tuttavia, questa rana dalle dimensioni da pesi massimi viene considerata come una specie altamente invasiva, a causa della sua capacità di riproduzione elevata. Il suo appetito vorace minaccia l'intero ecosistema, perché questo predatore opportunista mangia tutto: girini, pesciolini e gamberi. Non sfugge nulla alla sua lunga lingua appiccicosa. Allora, cosa pensi di questi 10 animali che non bisogna per nessun motivo rilasciare nella natura? Quale tra loro ti ha impressionato di più? Grazie e a presto!